oggi parliamo un po' di me, ma anche di voi. In seguito alla pubblicazione di un post su Instagram, se mi seguite su Instagram trovate i link in descrizione o comunque alla fine del video, in cui parlavo della situazione attuale degli insegnanti in quarantena che magari hanno perso un po' la motivazione in seguito alle novità di modalità appunto di insegnare online, alcuni magari non riescono, non hanno intenzione di adattarsi a questa cosa, non lo vedono possibile. Ho deciso di fare questo video un po' per parlarvi di me, perché magari può essere la vostra curiosità, il mio percorso all'interno della mia professione, e un po' per motivare appunto tutte queste persone che magari riescono a capire effettivamente l'importanza del nostro lavoro. Partiamo dal principio: come è successo che io sia diventata insegnante di danza, che percorso ho fatto, da dove sono partita. Voi sapete che mia madre per prima è un'insegnante di danza. Fin da quando ancora non ero nata io ho vissuto la danza e la musica a 360 gradi. Quando sono nata sono stata catapultata in questa realtà della scuola di danza, che poi è diventata associazione sportiva dilettantistica, e me ne sono innamorata. È stato amore con la danza, sicuramente molto influenzata dalla mia famiglia, che comunque era tutta proiettata verso questo meraviglioso progetto. Però da piccola io sinceramente non volevo fare l'insegnante di danza, sognavo, come tutte le bambine che fanno danza, di diventare una ballerina, ma mai avrei pensato di diventare insegnante come mia mamma. E a questo proposito, a 11 anni mi è venuto il primo dubbio: ma io sto facendo questa cosa perché sono stata spinta un po' dal contesto in cui sono nata, oppure effettivamente per passione? Ho fatto una cavolata e ho enunciato che avrei smesso di fare danza. È un momento, secondo me, soprattutto nella preadolescenza, che colpisce un po' tutti. Se non nella preadolescenza, quando si cresce si cominciano ad avere altri interessi e si hanno percorsi di vita che vanno un po' in altre direzioni. Comunque, a 11 anni ho deciso di provare altri sport. Ho provato vari sport perché avevamo a disposizione in città una manifestazione nel quale potevamo provare vari sport. Ne ho provati un po'. Ho provato a fare un campus di una settimana di nuoto. Che dire, dopo due giorni che andavo in piscina ho deciso che la danza era l'unica cosa che veramente mi appassionasse. Da lì ho cambiato completamente ottica nei confronti di questa meravigliosa disciplina. Ho iniziato a prenderla molto più seriamente, non solo come abitudine, ma proprio come stimolo a lavorare e migliorarmi, cosa che dovremmo fare tutti noi che affrontiamo la danza. Ho iniziato a valutare un mio futuro all'interno della danza soprattutto, ma la cosa che mi ha svegliato, tra virgolette, che ha risvegliato in me il desiderio di trasmettere questa mia passione, è stata l'esperienza che ho fatto a 12 anni come assistente di uno dei corsi dei piccoli di mia mamma. Aveva questo corso di bambine turbolente e aveva necessariamente bisogno di un assistente. Avevano bisogno di qualcuno che gestisse un po' i bisogni fisiologici dei bambini. Cosa è successo? Io in quell'occasione, e poi sempre di più andando avanti negli anni, mi sono accorta di avere un potere sui bambini, cosa di cui mi ero accorta anche già da più piccola, perché già alle elementari mi ero resa conto, crescendo, che le bambine piccole mi guardavano più con adorazione, seguivano tutto quello che gli dicevo e che gli dicevo di fare, seguivano i giochi che gli proponevo. Insomma, mi sono accorta negli anni sempre di più di avere questo ascendente fortissimo nei confronti di chi è più giovane di me. Non perché io abbia delle capacità invidiabili, piuttosto che... è proprio, secondo me, una questione di dono di natura. Il dono di natura di poter trasmettere le proprie passioni e i propri insegnamenti appunto al prossimo. Io ho questo dono di riuscire a coinvolgere le persone. Dono che mi è servito nella vita a prendere la decisione ufficiale di diventare insegnante. Decisione che ho preso appunto alle medie. Alle medie comunque avevo ancora le idee non chiarissime. Volevo diventare scrittrice, volevo fare lettere, volevo andare al liceo classico, al linguistico. In terza media, ponendomi davanti a un percorso appunto professionale già avviato, perché comunque appunto avevo la fortuna di avere questa realtà che mi seguiva da tutta la vita, nel quale io avrei potuto lavorare appena finita la scuola con le dovute certificazioni, ho deciso di fare il liceo che è l'attuale Scienze Umane, che all'epoca era lo psicosocio-pedagogico, questo nome lunghissimo che terrorizzava i più. Ho fatto questa scuola che mi è stata molto molto utile per quanto riguarda il lavoro di insegnante. Parallelamente ho continuato a fare l'assistente dei vari corsi, non solo di danza classica ma anche di danza moderna, danza acrobatica e hip hop. Mi sono innamorata della danza moderna, dall'acrobatica
antica, mi sono sempre lasciata affascinare e questo mi ha portato poi alla conseguente scelta, una volta finita il liceo, di specializzarmi in danza moderna principalmente. Ho fatto questo percorso all'IDanza, come dicevo in qualche altro video se non mi ricordo male, percorso all'IDanza di 2 anni che mi ha permesso di avere una certificazione adeguata per poter insegnare, ma soprattutto mi ha dato delle nozioni base per poter insegnare questa disciplina, mi ha fatto aprire gli occhi su alcuni concetti di gruppo, di come coinvolgere un intero gruppo. All'epoca ero giovane, comunque per quanto avessi questo potere di cui vi parlavo prima, avevo anche un po' di difficoltà a coinvolgere soprattutto le fasce adolescenziali. Adolescenza che io comunque avevo appena vissuto, quindi per me era molto difficile riuscire ad essere superiore magari a queste persone che avevano 4 anni meno di me, per dire, quindi erano molto vicine alla mia età. Crescendo chiaramente ho corretto i miei errori li ho fatti, mi sono arrabbiata a volte per delle cose assolutamente stupide, mi sono disperata per degli eventi che in realtà, pensandoci a posteriori, erano parte del corso naturale delle cose all'interno di un corso, all'interno di una realtà come può essere un'associazione sportiva. Piano piano sono migliorata, piano piano adesso posso dire che con questo lavoro ho a che fare da circa 14 anni, partendo appunto da quando avevo 12 anni in cui facevo l'assistente. Il mio percorso con la danza è iniziato quando ero molto piccola, quest'anno sarà il 24esimo anno che faccio danza, è letteralmente la mia vita. Adesso sono un'insegnante di danza moderna e danza acrobatica, insegno anche ginnastica artistica, ma principalmente mi concentro sugli elementi di corpo libero della ginnastica artistica che sono molto legati al mondo della danza per quanto riguarda la pulizia del movimento e l'armonia del corpo, e sono molto soddisfatta della mia vita, sono molto soddisfatta soprattutto del fatto che comunque rispetto a molti altri insegnanti sono giovane, ho preso questa decisione che non è mai cambiata in età molto giovane, in un'età in cui i ragazzini ancora non ci pensano manco al proprio futuro, e sono riuscita a realizzare il mio sogno e non ho intenzione di lasciarlo andare. Ma torniamo alla motivazione per cui ho deciso di fare questo video. Adesso siamo in un periodo nel quale ci si deve adattare, ci dobbiamo adattare a questa nuova routine che ci si è creata intorno, ci dobbiamo adattare a lezioni online, a modalità che non avremmo mai pensato di poter sperimentare insegnando danza. Tendo adesso a generalizzare un po' il discorso non solo sugli insegnanti di danza ma sugli insegnanti in generale, così come ho fatto nel post di Instagram di cui vi parlavo prima. L'importanza di noi insegnanti non è da sottovalutare nella maniera più assoluta. Noi insegnanti siamo importanti perché facciamo la differenza nei confronti della crescita dei ragazzi, dei bambini soprattutto. I bambini, i ragazzi che ci scelgono, perché sono loro che scelgono noi, non siamo noi a scegliere loro, almeno nelle realtà dilettantistiche di cui io faccio parte. Se loro ci scelgono è perché trovano con noi un'empatia che non trovano con nessun altro. Se loro ci scelgono è perché ci danno fiducia, ci mettono nelle nostre mani il loro futuro, la loro vita, il loro progresso anche nei confronti di un determinato ambito. Spesso quando si è piccoli la scelta, diciamo che non è tanto del bambino ma è più del genitore, ma conseguentemente anche del bambino, perché se il bambino non si trova bene con una determinata persona sicuramente non ci vorrà più avere niente a che fare. Invece conseguentemente alla scelta di un genitore la scelta è anche del bambino barra del ragazzo, e questo ci dovrebbe rendere molto fieri, e questa fierezza che abbiamo ci dovrebbe dare la forza di andare avanti anche nei momenti di più totale difficoltà. Inizialmente ero una di quelle persone che credeva che questo sarebbe stato un breve periodo, quindi di 1-2 settimane, ma comunque ho dato il mio sostegno fin da subito ai miei ragazzi, non tanto a livello di danza, cosa che ho fatto ma che comunque non è il punto della situazione, quanto a livello morale e psicologico. Ho fatto capire che comunque per questi ragazzi io ci sono, ho fatto capire che i bambini non mi hanno dovuto salutare per sempre, ma solo per un breve periodo. Ho giocato con loro sul concetto di virus, sul concetto di malattia, sul concetto di epidemia, di pandemia. Ho giocato con la danza unendola a questi concetti, facendo della danza ancora una volta il tramite, il mezzo con cui un messaggio positivo passa. E il messaggio positivo è questo: io danzo anche a casa. Io danzo a casa perché la danza fa parte di me, la danza si può fare in qualunque situazione.
Chiaro, non la danza che faresti in una sala adeguata. Tutti noi abbiamo una stanzetta magari che adesso è diventata un po' la nostra palestra, ecco, ma non sarà mai come una sala di danza, ma questo non ferma la danza. Io sono sempre per il concetto che la danza si può fare anche in una situazione di totale immobilità. L'importante è entrarci ed è questo che dobbiamo fare noi, è questo che dobbiamo insegnare a fare ai nostri alunni e questo porterà poi in un futuro a un riscontro molto più positivo nella loro arte se impareranno oggi ad esprimersi in una condizione nel quale è estremamente difficile. Lo faranno anche quando avranno la possibilità di muoversi liberamente, unendo il movimento libero ad una concezione mentale della danza così positiva e così bella. Immaginate che danza faranno poi una volta tornati alla vita normale. Quindi a questo punto la domanda è: il sacrificio dell'adattarsi alle lezioni online, di cui io non sapevo niente, io ho imparato a usare Skype, Zoom e tutti questi programmi adesso, ne è valsa la pena? Sì, ne è valsa la pena. Abbiamo imparato a fare cose nuove, siamo andati oltre i nostri limiti mentali e fisici, abbiamo riorganizzato le lezioni dimostrando ancora una volta che la danza è parte di noi, che la danza fa parte della quotidianità delle persone. Abbiamo fatto in modo che la danza fosse comunque all'interno della routine dei nostri ragazzi e dei nostri allievi. Stiamo facendo una cosa che mai avremmo pensato di fare, una cosa che va al di là delle normali capacità di un insegnante, nel quale per forza di cose ci siamo dovuti adattare, ma che non eravamo costretti a farlo. Noi avremmo potuto abbandonare tutto, cosa che alcuni hanno fatto. Avremmo potuto lasciare i ragazzi a loro stessi, incrociando le dita per un futuro migliore e incrociando le dita soprattutto perché questi ragazzi ci scegliessero ancora. Di una cosa sono certa: se adesso noi ci siamo per loro, un domani loro ci saranno per noi. Io ancora ad oggi, soprattutto oggi, sono molto fiera della professione che ho scelto, della carriera che ho scelto. I sacrifici sono, come per ogni sogno, come per ogni carriera, ma sono sacrifici ben spesi, sono ore di tempo e di lavoro ben spese e so che sono unica nel mio genere, non c'è un'altra persona come me, non c'è un altro insegnante come me. Se i ragazzi mi hanno scelto, un motivo c'è, questo è quello che mi dà veramente la forza di andare avanti a perseguire il mio sogno e migliorarmi sempre di più, perché non si è mai arrivati in nessuna professione, ma in particolare in questa. Un vero insegnante ti riconosce nel momento in cui rimane anch'esso un allievo. Finito il papiro, questo è il mese dei video sfogo, è stato un video appunto di sfogo, di chiacchiera, ecco, abbiamo chiacchierato insieme, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, se siete insegnanti o meno, che siete insegnanti, allievi, o che viviate questa cosa da un punto di vista esterno, che sia stato questo un video novità per voi, che vi abbia aperto un po' un mondo. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, mi piacerebbe molto poter discutere con voi di questa cosa. Se non volete sbilanciarvi qua sotto nei commenti, potete farlo su tutti i miei social che trovate qua sopra, oppure ancora una volta vi propongo la mia email di collaborazione. Ovviamente questa email non è solo per le collaborazioni, ma potete tranquillamente scrivermi parlando della vostra impressione su questo video o su quelli che faccio in generale, se c'è stato un video che vi è piaciuto meno o di più, fatemelo sapere, fatemi una sorta di recensione e io vi risponderò molto molto volentieri. Se questo video vi è piaciuto, se vi sentite parte di questa grande e meravigliosa realtà di cui faccio parte anch'io, mettete un pollice in su. Se vi piace questo video, questo format, i format che faccio, i video che faccio, questo canale in generale e in toto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, con la Books Review del lunedì, il 27 aprile, mentre il prossimo Danza con Jo sarà il primo lunedì di maggio. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!